L'edizione 2017 del raduno fuoristradistico organizzato dal gruppo di Amelia Fuoristrada, diventato ormai un importante ed atteso appuntamento per tutti gli appassionati del fuoristrada, quest'anno si è svolto domenica 30 aprile. Anche per questa sesta edizione il gruppo, per poter continuare a proporre una giornata di sano fuoristrada tra amici, a quanti amano la natura, il fuoristrada e il buon mangiare, si è dovuto spostare da Amelia, la sua cittadina di origine. Quest'anno il paese ospitante è stato Avigliano Umbro, poco distante da Montecastrilli, punto di partenza delle ultime due edizioni. Buongiorno, Mirko Venturi, presidente della Prologo di Avigliano. Prima volta raduno Amelia Fuoristrada. Per noi è un piacere, abbiamo accettato l'invito. È un piacere vedere quanta gente viene coinvolta, la passione e la volontà e la voglia di radunarsi e di partire tutti insieme. Ritrovo fissato a partire dalle 8:30 in piazza del municipio che, grazie alla disponibilità dell'amministrazione comunale e all'aiuto della locale Proloco, è stata messa a completa disposizione degli oltre 93 equipaggi accorsi. La partenza del Serpentone, avvenuta intorno alle 9:30, ha visto sfilare fuori strada per un tratto del centro storico, del borgo ospitante, per poi subito dirigersi lungo la strada Brecciata e da questa poter iniziare il giro vero e proprio, che anche quest'anno era suddiviso in due percorsi, soft ed hard, ma che gli organizzatori hanno voluto far correre uno vicino all'altro, per permettere così a tutti i partecipanti di poter godere delle 11 prove facoltative e riservate fuoristrada più preparati, come nella migliore tradizione delle manifestazioni di questo genere. Andiamo a mettere qua sotto, le vedi vanno le sciarpe. Quest'anno la maggior parte delle prove è grazie alla pioggia precedente, che le ha rese ancora più difficili, hanno visto impegnati gli equipaggi ad affrontare i percorsi nuovi con l'inaspettato fango ed una elevata difficoltà, dando notevole filo da torcere anche fuori strada più preparati e impegnando lungamente anche gli equipaggi più agguerriti. Buongiorno, sono Luciano Conti, sindaco di Avigliano Umbro. Sono qui stamattina insieme a centinaia di persone che hanno portato Amelia Fuoristrada, un gruppo che ha organizzato questa manifestazione. E per me è un orgoglio vedere la mattina del 30 aprile, a un orario così presto, centinaia di persone appunto che fanno vivere un paese. Questa è una delle tante manifestazioni che l'amministrazione comunale vuole cercare di intraprendere anche nel futuro per portare nel nostro territorio, per conoscere con iniziative come queste territori magari non conosciuti da cittadini, magari territori bellissimi non conosciuti da cittadini che non sono del nostro territorio. Manifestazioni come questa io spero che si ripetano nel futuro e ci siano come camminate nell'Amerino, come camminate nel nostro territorio che abbiamo già organizzato, come il 7 maggio ci sarà qui anche il raduno delle vespe
provinciale della provincia di Terni. Noi stiamo cercando, dicevo, per la riscoperta del territorio, per cercare di portare alla conoscenza di tutta la popolazione che l'Umbria non è solo il terremoto, l'Umbria è bella, l'Umbria è da riscoprire e da cercare di riportarla dove era prima che purtroppo passasse il sisma del 2016. Particolarmente impegnative si sono rivelate anche le ultime due prove, la 10 e la 11, che negli ultimi anni gli organizzatori propongono divenendo un classico in cui cimentarsi prima di andare a mangiare. Un po' di problemino col fango, col radiatore, niente di che, abbiamo risolto, si riparte. Io ho fatto il bagno, sono arrivato per primo e i danni subito, comunque spettacolare, bellissimo. Complimenti. L'anno prossimo? L'anno prossimo presenti, ringrazio Amelia Fuoristrada per questo bellissimo raduno, veramente molto molto bello e ben organizzato, grazie. Il gusto è sta bagnati da sera a mattina. È entrata un po' d'acqua. Anzi, da mattina alla sera, vabbè. Quello è un dettaglio, mo che vuoi dire, scusa. No, perché sennò le pisci addosso, capito, mentre dormi. No, no, tranquillo, questo non è niente. Un po' d'acquetta, ma siamo operativi. Mi chiamo Cristian e facciamo parte degli sgrattatori 4x4, questa buca era spettacolare, ce la siamo vista brutta ma ce la siamo cavata, un po' infangati e pronti per proseguire. Ah, guarda, Amelia Fuoristrada era meglio. E organizza sempre raduni sia soft che hard tra i meglio, e te lo posso dire perché io ho una macchina non preparatissima e quindi riesco a fare sia prove hard che soft, e quindi veniteci, okay? No, bella Fuoristrada top. I raduni organizzati da Amelia Fuoristrada sono conosciuti dagli appassionati anche per via del buon mangiare, e anche quest'anno l'offerta rivolta ai partecipanti è stata di tutto rispetto. Alla classica colazione al bar è seguito il ristoro previsto nell'aia di un casale abbandonato, per l'occasione ripulita e provvista di tavoli e panche, ed organizzata dagli splendidi ragazzi della Proloco di Avigliano Umbro, che hanno offerto ai partecipanti un lauto piatto di pasta e salsicce arrosto. Io parlo a nome della Proloco di Avigliano Umbro, che oggi ha organizzato questo piccolo evento nella campagna, nelle nostre campagne.
abbiamo cercato di dare un pasto veloce ma caldo a tutti questi che sono intervenuti a questo raduno. Praticamente abbiamo cucinato per circa 300 persone e il menù è stato una cosa rapida perché però penso piacevole alla fine. Sia il contesto dove abbiamo cucinato e vissuto questa giornata e anche perché da parte nostra c'è stata la volontà e la cosa di accettare questo evento e di farlo vivere in serenità e in allegria. Cerchiamo di essere efficienti in qualsiasi momento veniamo chiamati per questi piccoli eventi, per far vivere il territorio, per far vivere anche tutti noi intorno che ruotiamo su questo lavoro che facciamo insieme, insomma, di collaborazione e tutto senza una remunerazione e niente, ma felici di stare vicini e di collaborare. Lo staff presente nelle prove hard anche quest'anno ha dimostrato professionalità, dando assistenza agli equipaggi e dislocando saggiamente i trattori muniti di verricelli forestali. Questo ha permesso di dare l'aiuto necessario nei passaggi più impegnativi ed evitare che i mezzi in difficoltà, soprattutto a causa del terreno reso particolarmente viscido dalla pioggia, potessero rovinarsi e permettere a tutti di cimentarvisi sempre nella massima sicurezza. Deve funzionare, che la fa benissimo. Ah, sinistra, allora, io! Allora, buongiorno, sono Zanori Franco, presidente del Ternio Frod. Bellissima giornata con gli amici di Amelia Fuoristrada, raduno finora splendido, mangiare sempre ottimo, sempre, dunque tutto positivo fino ad oggi, fino ad ora, tutto perfetto. Percorso com'era? Percorso ottimo, anche se la stagione non presta molto, però diciamo, c'è stata, diciamo, questa innaffiata di due giorni fa che ha reso, diciamo, tutto quanto un attimino un pochino più complicato. Via, tutto ok, tutto a posto. Gira! Ottima giornata, soltanto ci abbiamo avuto un piccolo problema sul fuoristrada, ma tutto regolare. Ottima giornata, ragazze sono state stupende, ci hanno assistito in tutto e per tutto. Ci hanno lasciato, in pratica hanno preso un passaggio altri ragazzi, va bene uguale, però. Noi stavamo smadonnando lì per la questione della rottura della macchina e loro si sono salvate. Ci può stare tutto. Daglielo lui! Come è stata questa giornata? Questa giornata è stata veramente spettacolare, posti bellissimi, panorami mozzafiato e veramente tanto off-road pesante. Siamo entrati nell'ingresso della variante, navigatore, che variante era questa? La 8? La 9. La 10 che era? L'ingresso della variante 9 è leggermente sconnessa, ma leggermente, eh? E una pietra mi ha dato una bella bottarella al riduttore, il riduttore è deceduto. Ecco, adesso grazie agli amici l'abbiamo rimontato e finiamo il giro. Thank you.
in officina per preparazioni fuoristrada, grande passione del fuoristrada. Niente, sto col gruppo, di Amelia Fuoristrada, con lo staff. Speriamo che abbiate passato una bellissima giornata. Niente, un sacco di divertimento, ho visto tante risate. Credo che è andato tutto bene, spero perlomeno. Mio padre mi ha prestato la macchina, stasera gliela devo riportare e mi faccio il segno della croce perché mi sa che non sorpasserò la serata. È stato un bel passaggio hard, ma io ho la macchina poco preparata, comunque è andata. Grazie a tutto lo staff del circuito, grazie a tutti. Bellissima, fatto tutte le offroad 4x4, bellissima. Da dove vieni tu? Vieni da Ariano, Roma Nord. Lui è uno dei 100 appassionati che oggi ci hanno raggiunto qui ad Avigliano Umbro per fare le 11 prove del nostro raduno. Come ti sei trovato? Benissimo, benissimo. Organizzazione perfetta, uno dei pochi raduni veramente con questa organizzazione non si trova. È l'unico che ha passato la prova numero 6 e dunque vincerà anche la Coppa. Allora diamo appuntamento al prossimo anno qui sempre ad Amelia, con Amelia Fuoristrada, per il 7° raduno di Amelia Fuoristrada. Sicuramente sarò presente come sempre. Ecco, adesso però devi passare la prova, se no non sarai presente. Questa è tosta, ci proveremo, sarà difficile. Ci provo però. Dai, vedi, sei sempre più forte. Grazie. Vado il video! Non c'è la dopo,
campo! Ma ce l'abbiamo fatta! Gli unici a salire! Vamolo! Sì, vai! Vado, eh! Ops, l'ultima goccia. Buonasera a tutti, ringrazio il club organizzatore Michele che ha preparato un percorso anche quest'anno fantastico. Ci siamo divertiti soprattutto perché il percorso era molto tecnico, le nostre macchine sono state messe a dura prova, come il divertimento che era sicuramente assicurato, la pioggia ci ha assistiti e i ragazzi sono stati fantastici, un'assistenza meravigliosa, percorsi molto tecnici dove chi ha motore e chi ha capacità può dare il meglio di sé. Complimenti, al prossimo anno qui con voi. Grazie. Grazie, grazie Presidente! Ma cosa ha detto? Ha detto che non c'è altro per te.